Nella seduta di giunta, su proposta dell'assessore alle politiche sociali Paolo Gatti, è stato approvato il piano regionale degli interventi in favore della famiglia per l'annualità 2013. Il piano redatto ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, numero 95, si propone di orientare le risorse regionali e individuare con le leggi regionali 10/1/2013, numero 2 e numero 3, al sostegno e alla promozione della genitorialità, al miglioramento della qualità della vita delle famiglie e delle donne, al sostegno psicologico e socioassistenziale delle famiglie, gruppi o categorie di esse in particolari difficoltà o a rischio marginalità sociale. Lo stanziamento complessivo è pari a 420.000 euro, ripartiti in tre sezioni: 300.000 per interventi riservati all'associazione di famiglie o per le famiglie iscritte nel registro regionale del volontariato. Per quanto riguarda gli ambiti sociali, potranno anche progettare interventi rivolti alle donne vittime di violenza, all'assistenza domiciliare di famiglie con gravi carichi assistenziali relativi a minori, anziani o disabili, oppure al sostegno economico di famiglie disagiate con più di tre figli. Al microfono l'assessore alle politiche del lavoro Paolo Gatti. Abbiamo fatto un grande recupero, ormai abbiamo riallineato le lancette dell'Abruzzo a quelle dell'Europa, stiamo andando avanti per completare tutto il nostro programma e stiamo già iniziando a ipotizzare quello che dovrà fare la Regione nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020. Noi saremo chiamati insieme a tutte le parti sociali già a delineare le future strategie, che saranno strategie di contrasto evidentemente. Inoltre i consultori familiari potranno attivare servizi di consulenza psicoeducativa legato ad un ampio raggio a favore di minori e famiglie. Le associazioni di famiglie per le famiglie potranno attivare progettualità che siano di sostegno alle reti sociali e familiari presenti sul territorio. Abbiamo inteso convogliare le risorse disponibili, ha commentato l'assessore alle politiche sociali Paolo Gatti, verso interventi che possano rappresentare un effettivo sostegno per le famiglie e per il miglioramento della loro qualità della vita.